È stato disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione. Ritenevamo, come dire, inevitabile e imprescindibile una verifica dibattimentale. Questa non è una pronuncia di condanna, è il rinvio a giudizio degli imputati. Nel dibattimento avremo modo di dimostrare che quello che abbiamo denunciato, dedotto e argomentato in sede di udienza preliminare è a nostro avviso anche più che sufficiente per fondare la responsabilità degli imputati. Lei si sente tranquillo rispetto anche al suo operato? Sì, su questo tranquillissimo. Io mi sento fiero di quello che ho fatto. Ho moralizzato un sistema, ho fatto sì che ci fossero i contratti. In Abruzzo non c'erano i contratti, regalavamo 200 milioni di euro alla sanità privata senza un contratto ed ero un fornitore. Mentre invece per tutti gli altri, per qualunque cosa, c'è bisogno di un contratto. La legge prevedeva che ci fossero e ho voluto che ci fossero. I contratti regolano non solo i budget, ma regolano anche i controlli, regolano tutto. E quindi era necessario che ci fossero. Certo, non erano abituati a vederli, contavano sul fatto che non ci fossero, perché ciò avrebbe facilitato moltissimo tutte le loro possibilità di, diciamo, speculative in senso economico, quindi con nessuna accezione negativa. Ho ridotto il budget della sanità privata, ho risanato la sanità, credo di aver fatto anche pubblica, insomma, ho chiuso ospedali e nel frattempo sono aumentati anche i livelli essenziali, diciamo, di assistenza. Trovarsi imputato per questo, insomma, non va bene, però io ritengo che mi dia la possibilità anche grazie a queste interviste magari a trarne una considerazione personale che magari nei momenti in cui facevo queste cose non mi veniva riconosciuta, forse adesso mi viene riconosciuta dagli abruzzesi.